Ciao, proviamo a risolvere l'esercizio RNA transcription di Exercism in Erlang. Devo fare una premessa, sto studiando Erlang, e per cui se dico inesattezze o faccio errori, commentate pure sotto al video, oppure se siete così gentili da volermi fare la review. Fatelo pure sotto al video senza nessun problema. Ok, allora leggiamo quindi il testo dell'esercizio. Dato uno strand del non so, strand, non so cosa voglia dire strand. Filamento mi sembra adeguato, quindi dato un filamento di DNA ritornare il suo complemento RNA. I filamenti sia del DNA che dell'RNA sono sequenze di nucleotidi, credo. Ok, i quattro nucleotidi trovati nel DNA sono A, C, G e T, e i quattro trovati nell'RNA sono A, C, G e U. Dato un filamento di DNA, ok, si può formare il filamento di RNA sostituendo ogni nucleotide con il suo complemento. Ok, quindi questa è la tabella di conversione. Mi immagino che in input avremo una stringa e noi dovremmo carattere per carattere convertire la stringa in un'altra stringa, semplicemente. Ok, possiamo chiudere il browser, ma prima mi voglio copiare la tabella di conversione. Nascondiamolo. Ok, anzi, prima dobbiamo scaricare l'esercizio localmente. Bene, e ci spostiamo nella cartella dove c'è l'esercizio. Possiamo eseguire gli unit test che quindi falliranno e il nostro scopo sarà quindi failed 6 e il nostro scopo sarà di farli passare, ecco, tutto qua. Per cui transcription, questo è il codice, questa è la nostra funzione. Abbiamo una stringa in ingresso, strand, e dovremo ritornare la nostra stringa di RNA. Allora, intanto mi piacerebbe copiarmi questa tabella di conversione qui. Allora, le stringhe in Erlang sono delle liste di interi che rappresentano i codici di ogni carattere, per cui quello che voglio provare a fare adesso, aprendo una shell di Erlang, è fare un mapping di una lista come se fosse di una stringa come se fosse una lista, cioè in realtà è una lista. Per cui lists map, e qui ci sarà una funzione e come lista posso passargli tranquillamente una stringa. Continuo a chiamarle diversamente, ma in realtà sono esattamente la stessa cosa, credo. Cioè, sono quasi sicuro. La nostra funzione di mapping riceverà in ingresso come input ogni singolo carattere. E maledizione, I binding vim. Ok, possiamo ritornare il carattere, semplicemente dovremmo ottenere in output la stessa stringa. Esatto. Quindi posso fare cose tipo moltiplicare per 2 l'intero che rappresenta il carattere. Ah, ok, stampa
Erlang stampa una lista di interi perché almeno uno di questi interi non rappresenta un carattere stampabile. Quindi probabilmente se faccio più due, esatto, ottengo un'altra lista dove i caratteri sono diversi. Sono diversi da quella originale, ma sono comunque stampabili e quindi ottengo una stringa. Ecco, mi stampo una stringa. Perfetto. Quindi questo mi piace. Ok, quello che pensavo di fare è una funzioncina di utilità che converta un carattere DNA nel suo corrispettivo RNA, per cui la potrei chiamare con il peggior nome di sempre, convert, prende un carattere come input e possiamo fare un case su quel carattere e questa è più o meno già la tabellina di conversione. Quindi penso. Ok, queste sono stringhe, possiamo fare questa conversione e poi come punteggiatura abbiamo il punto e virgola alla fine di ogni possibile case. Poi mettiamo un case catch-all, diciamo che rappresenta quando in ingresso abbiamo un carattere di cui non sappiamo quale sia la conversione in cui restituiamo, direi, una stringa vuota. Chiudiamo il case con un end e la funzione. Un po' formattato male. Ah, non ho un formatter per Erlang e non so se esista, sinceramente ancora non ho guardato e dovrei integrarlo con il mio COC. Io uso COC in Vim per fare il format, per formattare i file anche per LSP. Comunque, non sono cose importanti adesso. Quindi questa funzione converte un carattere. Bene, quindi a questo punto quello che posso fare è quello che ho fatto prima nella shell. Per cui eseguo convert dc, termino la funzione e passo la lista, che in questo caso è la mia stringa di ingresso. Convert, ovviamente, convert. Perfetto. Ok, quindi questo dovrebbe già far passare i test. Ok, ovviamente non funziona. 5 test falliti. Prendiamone uno. Ok, questo è il valore, la stringa d'ingresso. Questo è quello che ci si aspetta, mentre questo è effettivamente il risultato della mia implementazione. Ok, non funziona. Bene, allora quello che faccio di solito è provarla nella shell. Ok, esatto. Quindi compilo il modulo. E provo non convert, scusate, to RNA e provo con non so, con una piccola stringa, ad esempio un G dovrei ottenere C in output e invece ottengo una lista vuota. Ottengo una lista vuota. Ok, voglio provare a vedere se entra in questo branch, cioè nel catch all, quindi ricompilo
ecco sì, entra in questo catch-all, per cui questo case non ha successo. Ok, allora mi viene solo in mente che fallisca l'uguaglianza tra il mio C e questa stringa, a meno che non debba confrontare i numeri. Mi ricordo, io sto seguendo, per studiare, sto seguendo il libro Programming Erlang di Joe Armstrong, e mi ricordo che a un certo punto dice che c'è una shortcut per stampare il codice di ogni carattere, che se non ricordo male era il dollaro o il cancelletto. Ok, non è il cancelletto, non è nemmeno il dollaro, forse è così, no. Devo riguardare devo riguardare un attimo sul libro. Ok, ho guardato e dovrebbe essere il dollaro, in effetti. Ok, non capisco perché. Certo, sì, questa cosa mi succede spesso, essendo un novizio. L'istruzione corrente non è terminata, lo vedete dal fatto che l'indice del prompt non cambia. Per cui per la shell siamo sempre nella stessa istruzione, quindi dovrei in qualche modo riuscire a terminarla. Ok, ho riavviato la shell. Per ottenere il codice di un carattere, si utilizza appunto il dollaro. Per cui quello che voglio provare a fare è fare questo confronto utilizzando però il dollaro, quindi dollaro sia a sinistra che a destra. Quindi adesso il confronto viene fatto sui numeri, ecco, sugli interi. Esatto, e quindi tutti i test passano, e per cui niente, posso inviare la mia soluzione. Voglio convertire questa funzione list map in una list comprehension per maggiore eleganza, diciamo così. No, in realtà è anche più leggibile e più breve, per cui per ogni carattere nella lista strand, quello che voglio è il suo valore convert. Quindi, come vedete, è molto succinto e elegante molto succinto e elegante questa sintassi. Per cui eseguiamo il test ancora una volta, e unit passano, quindi possiamo pubblicare la soluzione aggiornata. Per cui vi saluto, ciao e al prossimo esercizio.